Salve a tutti, io sono Resler e benvenuti ad un nuovo episodio della campagna di Locker. Allora, ci troviamo in una situazione abbastanza positiva perché gli scavi del clan Eshin hanno ancora tanti insediamenti, però iniziano ad avere sempre meno eserciti e ci hanno chiesto più volte il trattato di pace che abbiamo rifiutato. E qui con Locker stiamo iniziando a conquistare tutti gli insediamenti che appunto degli scaven. Qui invece gli uomini bestia ci hanno raso al suolo ben tre insediamenti, qui nella provincia delle Terre Fluviali Celesti, e ci sta andando un problema, ma è un problema che a breve risolveremo perché fra poco Ravares, il nostro secondo esercito, finalmente stiamo riuscendo a reclutare un secondo esercito, a breve, insomma fra un paio di turni dovrebbe essere pronto questo esercito per andare a distruggere gli uomini bestia, ricolonizzare tutti questi insediamenti e iniziare a pushare a nord contro il clan Eshin. Qua invece la nostra arca nera si trova ha la possibilità di andare a riconquistare Cimai che ci è stata presa da questi due eserciti. Infatti questa è la prima cosa che andiamo a fare perché questi due eserciti di Skaven sono anche molto forti. Però se glieli distruggiamo mettiamo veramente in ginocchio poi le truppe di le truppe di Snitch. Allora, c'hanno anche delle artiglierie, quindi sono molto pericolosi, c'hanno i mortai, c'hanno i rattling, sono veramente tanto tanto forti, quindi per cui dovremo fare attenzione e questa è una di quelle battaglie che ecco, vincendola veramente ci mettiamo in condizione poi di, non dico di vincere la guerra, ma gli diamo una mazzata talmente pesante a Snitch che poi farà molta fatica a recuperare. Che questo qua è un esercito forte, ragazzi. Questo qua è veramente forte come esercito. Cioè, non è proprio il migliore che si può vedere negli scaven, ma ci sono parecchie unità che sono molto molto performanti. E in più c'è comunque Snitch in persona, quindi il Lord leggendario. Attenzione quindi. Allora, io credo che mettendoci qui più o meno è una buona opzione. Ma fermo restando che dovremo fare tanto tanto danno con la nostra maga, il nostro padrone, dobbiamo fare attenzione alle ruote del fato però. Si gestiscono. Qua andiamo a fare un corner camping che ci sta tutto perché loro sono numericamente superiori a noi, ma veramente di tanto. E la nostra maga deve iniziare ad andare a fare un po' di danno. Abbiamo 103 riserve di potere più 23, quindi è veramente tanto. Tanti venti di magia per noi, ci serviranno tutti quanti. E abbiamo ovviamente l'arca nera che poi ci aiuta con le sue, con i suoi bombardamenti. Allora, andiamo a vedere un attimo se riesco a tirare fuori delle belle situazioni per qualche magia d'aria. Questa è ottimo. Ottimo. Allora, abbiamo anche il condotto oscuro. Io vorrei andare direttamente sui mortai e usarlo il primo condotto oscuro su di lei. Allora, non è stato un buon condotto oscuro a dire il vero, per niente. Forse era meglio se usavo più questi. Ma mi ha messo un cooldown sulle magie che è elevatissimo. Caspita. Ma 60 secondi, siamo sicuri? Ma sarà stata una magia Skaven perché è enorme come cooldown. Qua che sta succedendo? Qua stanno andando sul padrone. Vabbè. Aia. Aspetta, andiamo sull'artiglieria.
Ma se vi scansate tutti, cioè, vabbè. È andato tutto a vuoto praticamente. Che bello il dodging preventivo, eh? Perché lei non è che ha così tanta armatura da... Li dovevo prima gruppare meglio, però lei non è che ha così tanta armatura per tankare. Dovremmo andare il padrone, però. Oh, basta, però. Oh, no. Questi stanno andando sull'artiglieria, vabbè, sulle baliste. Finalmente posso lanciare un po' di magia. Ok. Oh, ma ha distrutto un'artiglieria. Oh. Questo è un male. Aspetta, rimettiti nell'artiglieria. Ma non è un bene questo. Questo intanto ha fatto 11k, mica male. E basta però. Aspetta. Cioè, mi ha preso, mi ha fatto l'artiglieria con la minaccia sotterranea. Vabbè. Capirà. No, in realtà è un bel danno perché l'artiglieria mi serve. Aspetta, facciamo... Anzi no, voglio andare lì, voglio vedere perché non penso che mi facciano chissà quanti danni. Che voglio prima grupparli bene bene bene. Ok, diciamo che è qualcosina. Ah, ma è il condotto oscuro che poi mi mette, mi fa salire così tanto il cooldown delle magie. Cosa non buona. Oh, senti, mi hanno... Questa minaccia sotterranea mi hanno preso tutta l'artiglieria. Questa secondo me mi viene smantellata, perdo l'artiglieria oro. Vabbè. Che palle però, mamma mia, che noia. Gli scaven come sono frustranti da affrontare. Aspetta, vediamo se riesco a farli gruppare qualcuno di loro. E gruppatevi, caspita. Niente, si scansano. Guarda, c'è un'altra minaccia sotterranea. Wow. Via 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 andiamo. Ma sicuramente è meglio su di lei la minaccia sotterranea che sulla mia artiglieria. Cioè, ho perso l'artiglieria, caspita. Aspetta, venitene via. Non posso. Questa però zitta zitta 19k li ha fatti. Cioè, quanto ha fatto? 19k. Non è tantissimo, però. Questo è un bombardamento, però il bombardamento... Aspetta, andiamo a caricare qui. Da fare a voi, addirittura si scansano, cioè non interagiscono proprio. Ma era bello ai tempi di Warhammer 2 che si gruppavano, ma molto meglio a quei tempi lì. Parlo come un vecchio ormai. Qua quanti rinforzi devono arrivare? Non tantissimi. Vabbè. Aspetta, vediamo se uso questa qui. Tanto stanno tutti quanti. Oddio, può anche andare. Bello è che in tutto questo loro non è che attaccano. No, niente, non fanno un cazzo. Avanzassero almeno. Oh, guarda, c'è la maga che ci sta facendo a pezzi con le magie. Ma non è che è il caso di caricare, di avanzare. Che abbiamo anche l'artiglieria.
No, niente, possiamo attaccare dalla distanza, no. Quindi quando attaccheranno sarà troppo tardi. Ok, buono che qua ho preso anche Rattling. Ok, andiamo via. Occhio alla ruota del fato che è pericolosissima. Ma un altro mi blocca. Ma chi è che mi tiene bloccato? Ah, su. Fate, vorrei andare a prendere sta catapulta. Qualcuno di loro sta iniziando ad avanzare, va bene. Andiamo a pigliare sta catapulta. Ok. Questo è buono perché ci curiamo anche con questa magia. Ci dovremmo curare, esatto. Okay, andiamo via. Facciamo anche un po' di danno. Quanti venti di magia abbiamo ancora? 31, quindi non tanti. Però diciamo che i danni che ha fatto Tressa sono notevolissimi. Cioè, io non riesco neanche più a vedere dove stanno le artiglierie. Qua c'è l'artiglieria, questi sono i Rattling. Qua c'è l'altra artiglieria. Allora, un attimo. Ma quanto è stupido all'IA di sto gioco. Aspetta, facciamo un'ultima. Questa quanto si prende? Si prende 9. Questi danneggiamoli tutti e ci curiamo anche. A posto. Usiamo anche l'ultimo condotto oscuro. A posto, direi che possiamo anche andare via. 65k e 424 uccisioni. Ci stanno. Ci stanno. Beh, poi ho soltanto 20 di magia per usare l'ultimo vento gelido. Però va bene così, dai. Abbiamo anche attivato la prudezza omicida, porca miseria. Vabbè, dai. Mi dispiace solo per l'artiglieria, ma. Vabbè, tanto. Allora, tu puoi ritornare indietro. Vediamo se questi avanzano. Battaglia un po' troppo lenta. Aspetta. Fammi rischierare. Forse sarebbe meglio, esatto, metterci qua. Cold-blooded killers. Ci mettiamo più in alto. La nostra Tressa ha fatto danni considerevoli. Allora, tu mettiti qui. Il padre è il patriarca, il padrone. Abbiamo ancora i rimasugli della della campagna di Costaltin. Il padrone è qui. Ah, c'ho altri 20 ancora. Bene. Perfetto, guys. Vai. Quel perfetto, guys, sembra un po' al stile Chiara Ferragni, l'ho detto. Perfetto, guys. No. Anche no, grazie. Ma a me il panettone manco piace, cioè. Ah, sto patriarca però. Cioè, sto padrone, mamma mia. C'ha gli scudi, ma è come se non li avesse, perché prende talmente tanti di quei danni. Ok, artiglieria, magari sparate qui.
Perfetto. Guarda qua chi sta arrivando. Le triade Eshin. Allora, voi ad attaccare questi. Voi ad attaccare questi. A posto. Non voglio ancora caricarli perché non ce n'è bisogno. Perché se loro si scontrano contro di noi fanno una bruttissima fine. Quindi. Ruote del fato comprese. Ok, qua sta arrivando la ruota del fato, però insomma poco può fare contro le lance, le guardie nere del Naggaron. Vabbè. Ok, arrivano. Stanno arrivando le ruote del fato. Vabbè, è arrivasse. Qual è il problema? Andiamo subito contro le ruote del fato. Ok. Aia, qua c'è l'artiglieria che sta iniziando a sparare. No. Questo non deve succedere. Ci sono anche i mortai qua. Li devo andare subito a bloccare. Cioè. Sì. Devo anche mandare il padrone qua. Ok, il mortaio l'ho bloccato. Ora è. Quello sì, sta ruota del fato sicuramente vuole andare verso il padrone mio, cioè. Qua andiamo contro Snitch. Sta maga come sta messa. Ok, dai, via 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 via, che ci stanno tre personaggi. Venitene via. Ok, Snitch, bruttissima fine che sta a fa. Allora, la sfida di padrone. Dove sta starti? Ah, eccolo qua, la catapulta. Mentre il mortaio. Il mortaio sta lì, però non sembra essere un problema per ora. Ok, forza su. No, 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 no. Rattling. No, vabbè. Dov'è qui? Io devo andare a fermare Rattling. Caspita. Allora facciamo una cosa. Avanziamo. Mo li dobbiamo caricare. Ok, il mortaio è bloccato. Cioè la catapulta è bloccata. Mo devo andare qua sul mortaio. Ma dai, carichiamoli. Anche perché abbiamo finito le munizioni su quasi tutte le ombre. Quindi tanto vale combatterli, attaccarli corpo a corpo. Ok, il mortaio è caricato, la catapulta è bloccata. Artiglieria qui. Forza, è proprio una caccia al topo praticamente. Questa ruota del fato è meglio che gli mando contro una guardia nera del Naggarond. È bloccato. Qui va bene. Vanno bene le ombre sull'eroe. Ah, questa è sta ruota del fato. Qua sta. Va bene. Non so. Tu attacca qui. Che hai ancora munizioni. Tu qui, perfetto. Snitch non se la sta passando bene. Mortaio che scappa. L'artiglieria che continua a essere messa sotto controllo. Occhio qui ai ratti dei vicoli. Tu vai un attimo qua, perfetto. E mi sa che l'abbiamo vinta, ci siamo quasi, manca poco. Vabbè, Snitch si salva. Sì, l'abbiamo vinta. Peccato per l'artiglieria, Dovevo difendere meglio io le baliste dalla minaccia sotterranea. Mi sono proprio dimenticato di difendere, però vabbè. Va bene così. Vedete le ombre. Le guardie nere che sono un fronte solidissimo.
E poi il resto, Tressa che ha usato un sacco di magie e bombardamenti dell'arca nera. Anzi, l'arca nera, io come vi ho detto all'inizio campagna, l'arca nera è praticamente la maggior parte della potenza militare degli elfi oscuri. Devo dire, il 70% degli elfi oscuri è arca nera, sia per la potenza che hanno, sia per gli edifici, il potenziale di reclutamento, sono importantissimi. Occupy this place. Allora, diciamo che vabbè, una balista la posso comunque reclutare. Cioè, ora non è che mi metterò a piangere per una balista oro, che non è proprio un'unità eccezionale. È utile, ma non è eccezionale. Ecco. Perfetto. Allora, vediamo un attimo qua cosa possiamo fare. Qua dobbiamo finire di reclutare. Qua dobbiamo attaccare la torre di Ashung. Usa addirittura le mura. E io poi devo valutare se eliminare questi elfi silvani oppure no. È da valutare come cosa. Sarebbe un rallentamento, però magari un domani potrebbero addirittura dichiararmi guerra e sarebbe seccante come cosa. Se possibile vorrei evitare. Qua cosa posso potenziare? Il passaggio di bambù. Ok. Chi mai preferisco non potenziarla per ora, perché dico territorio in guerra, dove me, che potenzio a fare? Preferisco dare punti abilità, diamo punti abilità. Facciamo il diffondi controllo al 3. Tu invece che ti prendi? Fametti. Ah, è vero, dobbiamo fare l'attacco fulmineo all'arca nera. Fai l'abilità dell'armatura. Fai l'incantesimo di Kane. Resistenza alle armi da tiro ci vuole. E tu che puoi fare? Ti stavo dando le statistiche personali. Però qua per esempio ci sono le ombre. Io mi sono dimenticato di potenziarti le ombre, Lokir. È vero. Anche se Lokir sa. Vabbè, questi qua diciamo che sono comunque da. Come dire, Lokir sarebbe da respeccare. Secondo me Snitch inizierà. Mi supplica per un trattato di pace. E anche la tribù delle Corna Rossa. Però poi va a finire che mi dichiarano guerra di nuovo più avanti. Allora, qua in risoluzione automatica vinciamo con perdite alte. Vabbè, ma essendo una guarnigione non è che ce ne importa molto. Quindi prendiamoci la vittoria e via. Shimai è sotto assedio, non avevo dubbi. Fai vedere un attimo. E scappano. Lol. Allora, facciamo una cosa. Allontaniamoci. Sì, però così non reintegriamo. Ma che fregatura. Ma perché non reintegriamo? Vabbè. Qua. Perché siamo 19? Ah, perché ho perso un carro, giusto. Ok. Andiamo a Daichen. No, allora questo edificio non mi interessa. Posso reclutare un nuovo padrone, se è buono. Dreadlord, awaiting command. Aspetta. Pallone, pallone, pallone. Master of Naggaroth. E magari levo un'ombra.
for the Witch King. This is real military might. Ci sta. Allora, Shanwu e... non so se la potenzio meno. Sì, sì, la potenzio Shanwu. Sei turni addirittura. Wow. Allora, qui dobbiamo fare fare questo per il controllo e questo per reclutare un'incantatrice in più. Ci dà anche la velocità di ricerca. Non male, non male, non male. Va bene. Andiamo avanti, va? Nietzsche, che, ma non mi supplicare, cioè grado di forza 34 mi darebbe 10.000 per un trattato di pace, che non è per niente poco. Vabbè, si prendono Cimai, come ovvio che sia. E quanta gente c'è? Altri 4 eserciti, Snitch, vabbè. Mamma mia. Ma da dove li prende tutti questi eserciti, Snitch? Madonna santa. Ma come si fa? Allora, Lokir, vai a conquistare Dai Cheng. Dai Cheng. There is no mercy. The new lair for the Kraken. Perfetto, così seguiamo anche questa provincia. Qua ci sono i soldi, interessante. Vorrei fare anche subito l'edificio di controllo. Qua facciamo altri soldi e siamo a posto, dai. Dai, anche livellato, livello 19. Dai che manca poco. Dai che manca poco. Allora, l'arca nera. No, qua non è proprio il caso di avvicinarsi. No, più che altro perché non siamo full vita. Quindi potrebbe essere una cosa carina andare a Fucho. Che però quella è una fortezza. Però, vabbè, dai, ce la conquistiamo e via. Allora, l'esercito di Ravares, il nostro secondo esercito, è finalmente pronto. Era ora. E il compito di Ravares adesso inizialmente è quello di andare a ricolonizzare tutti questi insediamenti che sono stati distrutti, porca miseria. E allo stesso tempo lui deve andare a farsi le sue truppe, cioè mica può rimanere così. Quindi facciamo un bel investimento. Vediamo qua cosa si costruisce. Ma questo è buono perché c'è anche il sale. Ma cosa potrei fare? Entrate negli insediamenti rasi al suolo. Crescita arca nera più 10. Armatura per i Caribdis. Vabbè. 20 di magia è buonissimo, però adesso non ho intenzione di fare questi rituali. Allora, Lokir. Con Lokir andiamo direttamente a Shinbu. Questo è insediamento rosso. Però vabbè, ce lo prendiamo lo stesso. Allora. Lui. Ah, loro ci stanno proprio inseguendo. Ok. Anchors away. Invece di andare a Fucho, ce ne andremo a Lizhou.
Tu invece vai a ricolonizzare le colline perniciose. Perfetto. Allora, le suone del serpente, qua c'è l'edificio per i soldi. Villaggio di qua lì c'è il sale da potenziare. Adesso non ho neanche più intenzione di usare reclamare schiavi. Accordo commerciale col dente d'oro. Lo vuoi anche fare, bro, però... No, vabbè, 4.40, ma stai in guerra con troppa gente. Non credevo che Grisus sarebbe riuscito a sopravvivere per così tanto tempo, e invece ce la sta facendo. È una sorpresa. Vilic, dimmi tutto. Ti devo dare un'altra caparra oppure mi dichiari guerra? No, stavolta mi dichiara guerra. Vabbè, perché Snitch è troppo in difficoltà. Loro, da alleati difensivi, alla fine hanno deciso di dichiararmi guerra. Non sono i guerrieri del caos di cui ho paura. Con tutta la penetrazione che ho, penetrazione armatura che ho, mi figura che sei guerrieri del caos. Però sì, è un nemico in più ora. Ok, qua dovremmo avere la possibilità di reintegrare in pace. E intanto ci prendiamo anche un insediamento che ha il porto, ha il vino, ha i soldi. E intanto ti do anche l'attacco fulmineo, finalmente. Ci metti un bel po' di tempo a reintegrare, però boh. Infatti è lentuccio a reintegrare, devo dire la verità. Io questo era un saccheggio da 11k, per dire protezione di gabbie, le ombre non mi servono, la crescita mi può servire. Bah, non è che c'ho tutta sta fritta nella crescita, vabbè, però vabbè, dai, lasciamola così la crescita. Andiamo a potenziare le ombre. Allora, tu invece adesso c'è da ricolonizzare il ponte dell'Empirio. Allora, immagino che gli uomini bestia siano da qualche parte. Oddio, dovrebbero essere qui gli uomini bestia. No, non sono qua. Chissà dove stanno. Allora, tu avvicinati un poco. E recluta 5 ombre. Lincom finalmente è ritornato un po' in positivo. Bello il porto Anio. Questo è ottimo. Ma questo lo potenziamo subito. Facciamo il porto. Le mura. Non ci abbiamo più soldi. Not good. Le toll. Ma potremmo. Io di controllo lo voglio fare. Però sto iniziando a pensare di... No, vabbè, la strada non la voglio fare. Vorrei fare il... Gli schiavi usati per tutti gli edifici meno 30%. Però mi leva 4 di controllo. Dammi la strada. Fa niente. Eh sì, sto finendo i soldi. Ci picchi. Vabbè, eh sì, perché per diversi turni siamo stati senza income, con income negativo. Poi sto investendo tantissimo, sto reclutando, sto costruendo un sacco di edifici, poi è chiaro che i soldi scendono. Ho 70.000 e passa di tesoreria, sono evaporati tutti. Vabbè, ma li rifacciamo i soldi, non è un problema. Non sono un problema, anche gli schiavi a dirla tutta. E mi impressiona il fatto che Fantocci e il Disordine siano più forti di noi. Quindi significa che Viric ci ha messo molto molto bene.
Intanto la servitù forzata, che ci aumenta la capacità di reclutamento locale più uno, è aumentata. Dovremmo cercare una nuova tecnologia. La fine è vicina, dice qualcuno. La fine è vicina. Dove sei? Ah, la grande WAG. Le legioni di Pelle Verde si stanno riunendo, quindi ci sarà l'evento endgame di Pelle Verde. Quindi ritornerà Grimm con più cazzuto che mai, e secondo me Kolek farà anche una brutta fine. Boh, vedremo come continuerà, come si evolverà questa situazione della crisi endgame. Che poi Grimmcore ce l'abbiamo qui vicino, tra l'altro. E vedremo anche come continuerà questa guerra con Snitch e cosa succederà con Vilich, che ci ha dichiarato anche lui guerra. Io vi ringrazio per avermi seguito. Vi invito a supportare la serie e noi ci vediamo al prossimo video.